Buonasera, bentrovati, benvenuti. Ovviamente siamo qui al Museo di Ca La Ghironda, Zola Predosa. Siamo venuti a raccontarvi, a presentare Pallavolo Bologna e tutto quello che ci gira attorno. Seguiteci, seguiteci e andiamo a vedere quello che succede. Presidente del Triumvirato Volley, Hermes Lamandini. Buonasera Hermes. Buonasera, buonasera. Allora, vedo qua dietro stanno arrivando un po' tutti gli sportivi, gli atleti di questo bellissimo gruppo che poi in realtà è la Polisportiva Bologna. Certo, certo, certo. E la pallavolo che cos'è? Che dà? Cos'è che vuol dare? Beh, dare innanzitutto come gruppo Bologna, come immagine importantissima. E soprattutto vedere in questo evento veramente bello, eccezionale, che abbiamo veramente tenuto tutti quanti noi, una forza enorme, aggregazione, forza, volontà, aiuto, aiuti vari, perché occorrono anche quelli, importantissimi, da parte di tutti. Però quello che conta poi alla fine è vedere tutte queste ragazze che oltre che studiare hanno un posto, hanno una struttura o qualcosa da dove poter sviluppare il loro talento. È importantissimo, noi crediamo in questo sport, in queste situazioni, in queste realtà, e ci teniamo a portarle avanti molto molto con tanta forza. E essere presidente? Essere presidente è una cosa, in queste situazioni è una cosa che ti impegna moltissimo, però da parte mia c'è una soddisfazione grandissima. Benissimo, grandissima. Ringraziamo Hermes e andiamo a vedere quello che succede. Grazie a voi. Secondo me loro dovrebbero essere l'under 18 del Triumvirato, sì, siamo proprio noi. Allora facciamo l'under 18, seguiteci mi raccomando su Instagram, stelline123. E niente. Se mi vuoi chiedere qualcosa a me tu? No, prego. Andiamo avanti perché qua ho già visto che è la serata. Chi siete voi? Noi siamo la Foca Masa Under 14. E voi? Basta. Basta. Va bene, basta. Io non ho ancora capito che squadra sei. Io sono dell'Under 18 Wisp Masi. L'under 14 della Masi. Ah, c'è l'under 14 della Masi. Under 14! Io vedo Fanti Giuseppe, vado là, vedo Fanti Giuseppe, vado in palestra, vedo Fanti Giuseppe, vado al campo, vedo Fanti Giuseppe, ti vediamo dappertutto, anche stasera. Ma ce ne sono degli altri che ci chiamano Fanti Giuseppe? No, io vedo come la presenza che hai tu, importante, qua in mezzo, penso che sia unica. Faccio quello che posso. Fai quello che puoi per queste ragazze che vogliono giocare a pallavolo, ragazzi e ragazze, che è la tua passione. Da 6 anni in poi, io adesso sto lavorando lì, delle bimbe da 6 anni in poi e controlli poi tutto, perché te controlli tutto. E soldini? Soldini e via. Adesso andiamo dentro, salutiamo, okay, ringraziamo Beppe Fanti, mitico. Ciao, come ti chiami? Sono Gianluca. Gianluca, cos'è che dicevi prima? Che la pallavolo è lo sport più bello del mondo. Germano, allora tu sei sempre qua che lavori, destra, fai il nonno, io, ma se non ci fossero i nonni però? Non ci sarebbe niente. Se non ci fossero i nonni non ci sarebbe niente. Niente, quindi Germano c'è, meno male. Ciao Germano. Il direttore tecnico del settore tecnico di tutto questo bel movimento, Leonardo Paladino, anche quest'anno, voglio dire, già si vede quello che c'è alle nostre spalle, ma soprattutto la pallavolo a Casalecchio e in tutta la città, grazie a te e a tutti gli altri, c'è. Sì, stiamo mettendo insieme tante realtà, realtà di interesse, realtà che hanno storie e che lo devono oppure devono ricostruirla, e sicuramente abbiamo già creato un movimento con tanti numeri. E poi abbiamo
anche già delle squadre di un certo livello, sia a livello provinciale che a livello regionale. Ma questa parte tecnica, che è quella che piace a molti allenatori, a molti quelli che si occupano, diciamo, della pallavolo, ho visto in giro delle cose interessanti, quindi lavorate bene. Sì, diciamo che lavoriamo bene perché le società sono interessate al settore giovanile e questo è molto importante. E abbiamo preso allenatori che sono il meglio che c'è per quel che riguarda il settore giovanile. Il meglio che c'è, quindi ragazzi seguiteci perché quest'anno c'è da divertirsi. Esatto, proprio così. Ringraziamo Leonardo Paradino, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Caro Piero, queste ragazze, se non ci fossi tu, andrebbero avanti lo stesso. Non è vero. Meglio, non è vero. Sì. Questa, vedi, questa è uno dei nostri gioiellini che si è fatto promuovere in B2. Vedi? Ah, addirittura. E lei e la sorella. La sorella. Quindi la sorella. Diciamo che la parte tecnica, ho visto, è molto sviluppata. La parte umana invece? La parte umana è uguale, è uguale. Sono ragazze deliziose, tutte ragazze in gamba. Matteo Rizzo, presidente dell'YZ, ciao Matteo, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, già è bello vedere tutte queste ragazze qua dietro, infatti. Questo bellissimo pubblico. E quest'anno, ragazze e ragazze, cos'è che vi chiedete di più di quello che sta per succedere? No, quest'anno cerchiamo di lavorare bene, di portare tanti atleti in palestra, perché i mondiali ci hanno dato una bella spinta. E poi speriamo di divertirci e di vincere qualcosa. Ma questi mondiali che hanno dato una bella spinta ai maschi, ma ne stanno dando una fortissima alle femmine, vengono proprio a bussare per giocare a pallavolo, vero? Vengono, sì, esattamente. Vengono a chiederci di poter iniziare a provare a giocare fin dai più piccoli, quindi dai 7-8 anni, e cerchiamo di dare la possibilità di provare. Bene, allora ripeti il nome della squadra. YZ Volley. Del gruppo del gruppo Pallavolo Bononia. Benissimo, Matteo Rizzo, presidente, noi lo salutiamo e lo ringraziamo. Grazie. Secondo voi poteva mancare Turrini Walter, dove ci sono tutti questi bei giovani, tutti questi sport, perché lui è il presidente della Polisportiva Atletico Borgo Panigale, che inglobiamo tutte le associazioni che fanno le varie attività, due di pallavolo, una di basket, pattinaggio, tutto dove quanto. C'è sport, c'è podisti, Turini. Esatto. Podisti, è bella questa realtà. E atletica leggera, i bambini, che quella la facciamo noi direttamente. Direttamente, sì. Diciamo che è una realtà incredibile vedere finalmente tanti ragazzi, tanti giovani che possono fare sport, è la cosa più importante. Esatto, adesso che abbiamo delle associazioni che, diciamo così, lavorano bene. Lavorano bene. Io Turini ti lascio andare perché so che devi organizzare tutto, buon proseguimento. Grazie, grazie a tutti a voi, grazie, buon lavoro. Ciao. Intanto Marcello Tedino, che è direttore, un applauso a Marcello, direttore sportivo di tutto questo gruppo, gruppo Folto. Diamo inizio alla serata con le sue preziosissime dichiarazioni. Tutte e due, tieni. Tutte e due. Tutti e due. C'è mia figlia che dice, adesso chissà quante cazzate dice. Va bene. Allora, buonasera a tutti. Tengo due microfoni perché sono un megalomane e quindi è... Allora, l'ultima volta abbiamo fatto questa presentazione, eravamo al pub Bononia ed eravamo molti, molti meno. Quest'anno siamo riusciti a fare qualcosa di più grande, abbiamo voluto coinvolgere tutti i gruppi il più possibile, ovviamente, perché sappiamo che è un giorno infrasettimanale, per cui ci sono gli allenamenti, ci sono tante cose che dobbiamo incastrare, però volevamo coinvolgere più persone possibile per fare vedere cosa stiamo cercando di fare, cosa vogliamo iniziare in questo territorio, che sapete che è vastissimo perché riprende Casalecchio, Borgo Panigale, tutta la parte della parte atletico, quindi Santa Viola. Un territorio vasto che speriamo di allargare con altre collaborazioni. La nostra idea, che è nata proprio l'anno scorso, era quella di creare un'identità unica che abbiamo chiamato Gruppo Pallavolo Bononia, dove all'interno collaborano tutte le società. Molte squadre, credo quasi la totalità di quelle che sono qui,
sono un misto di giocatrici di tutte le società, chi più chi meno. Ovviamente la parte preponderante è la parte femminile, perché sapete che la pallavolo è molto femminile. La maschile l'abbiamo mantenuta soltanto col gruppo Zavattaro, ok, YZ. Per cui anche questo vogliamo mantenere in futuro. La cosa importante è quella di riuscire ad avere degli intenti comuni, un lavoro che è strutturato con Leonardo Palladino, che è qui, che oggi non parla, ma vi prego di fare un applauso. Che segue tutta la parte tecnica, ok? Quindi dal mini volley fino alla parte, quest'anno anche adulta, perché ha preso anche la Serie C, quindi dopo lo presenteremo come allenatore della Serie C. Per cui tutta la parte giovanile è nelle sue mani esperte e sicuramente di grande qualità, e con il quale collaborano tutti allenatori, oramai posso dire anche di un certo livello, perché vedrete man mano che ve li presenteremo, sono tutti giovani, bravi e preparati, e sono seguiti da lui in maniera molto presente, ok? Quindi non volevo prolungarmi molto di più, perché tanto le cose importanti sono queste. Adesso la presentiamo. E l'idea ve l'abbiamo spiegata, penso ormai bene. Oggi abbiamo cercato di dare un'identità. Il marchio che vedete è questo, si chiama Pallavolo Bologna. Molte squadre cominciano ad averlo sulle magliette, ok? Proprio per cercare di dare un'identità, per non avere più, diciamo, tutta una serie di nomi che accompagnano le squadre. Quindi il futuro, speriamo, senza perdere l'identità delle singole società, sia quello di dare sempre più importanza a questa collaborazione. Detto questo, vi ringrazio per la presenza. Con il direttore tecnico, ma anche mister del gruppo Masi San Lazzaro Serie C, le ragazze della prima squadra. Allora, per quanto riguarda la polisportiva Masi, abbiamo il presidente qua, Marchetti Alessandro. Buonasera presidente, un applauso. Buonasera a tutti. Niente, sarò velocissimo, sono molto contento di essere qui, sono contento che ci siano molte squadre di varie società, che ci siano molte delle mie ragazze che quindi hanno accolto con gioia la possibilità di essere qui stasera, e niente, altre cose non le ho da dire. Spero per tutti che sia una bellissima stagione, foriera di vittorie o di soddisfazioni, anche solamente di stare insieme con le proprie amiche. Perfetto, grazie, ringraziamo il presidente. Adesso io faccio così, guarda, mi metto in mezzo come si faceva una volta, perché la polisportiva Verbini, Turrini, caro Turrini, con i nomi piena tragedia, e la polisportiva è quella che raggruppa un po' tutti gli sport di Borgo Panigale, che si chiama? Polisportiva Atletico Borgo Panigale, dove le associazioni socie della polisportiva hanno tutti il nome atletico nella ragione sociale. Quindi se non ci fosse Turrini non si gioca. Bene, andiamo avanti, un applauso a Turrini. Poi qui abbiamo Trunvirato Volley, Hermes Lamandino, un applauso a Hermes. Perché è così forte questo applauso? Grazie, grazie da parte mia, da parte nostra, di tutti, di essere intervenuti in questa serata veramente eccezionale. Grazie di cuore, grazie. Hermes è quello che ha dato i biglietti prima alle ragazze da bere, ha pagato lui, e ovviamente. Poi qui abbiamo Matteo Rizzo della YZ Zavattaro. Caro Matteo. Buonasera a tutti, in bocca. Maschi e femmine poi. Esatto. Cosa dire, grazie a tutti quanti voi di essere qua, in bocca al lupo per quest'anno, divertiamoci e se riusciamo vinciamo. I nonni sono importanti, però stanno sempre dietro le quinte, perché ovviamente, ecco, vieni Loris, intanto un applauso per Orsi Loris, vicepresidente. Caro vice,
facente funzione presidente. Facente funzione del presidente, mettiamo a sedere lui perché adesso non vogliamo dilungarci e far parlare un po' tutti perché sennò staremo qua fino a domani, ma cominciamo a presentare le squadre visto che ce ne sono circa 40.000. Allora, la prima divisione, YZ Bononia, Giorgio Piccigallo, detto anche coach. Una dichiarazione ufficiale sulle tue ragazze, la tua squadra, dimmi un po' come si svolgono, come si impegnano. Sì, si impegnano molto. Io devo solo augurarmi di avere sempre l'organico a disposizione perché durante l'anno qualche defezione c'è. Purtroppo abbiamo dei vuoti d'organico per un brutto infortunio, una ragazza e ancora una pedina che manca. E come diceva Rossella Vara, domani si vedrà. Sarà domani un altro giorno si vedrà, benissimo. Ha detto così. Non ti nascondere. Chi è il coach? Ha lotte per i primi posti, quindi vuol stare in mano, come si dice in gergo. Teniamo il livello basso perché l'anno scorso non è andata bene per un punto, quindi vediamo cosa succede durante il campionato. Va bene, la scaramanzia viene premiata, un applauso al coach. Allora, la prossima squadra è la Serie D maschile, i ragazzi di Antonio Mele, la Serie D Bononia. Sono un po' di anni che lavoriamo insieme, con alcuni no. Abbiamo una squadra che per il maschile è abbastanza giovane. Abbiamo inserito dei ragazzi diciottenni, squadra diciannovenni, quindi... Ragazze, giratevi dall'altra parte un attimo, scusate. Soprattutto voi, giratevi di là. Quindi diciamo che avere una squadra giovane per il settore maschile è sempre una cosa positiva e su quello lavoriamo. Bene, visto che i maschi sono così pochi, fategli un forte applauso perché questi qua sono i nostri forti colori. Grazie, vi congediamo, grazie. Le Under 12-13, FIPA Masi, le ragazze di Agnese Paladino, le ragazze. Un grande regalo che ci ha fatto uno dei nostri sponsor, che sapete è Alce Nero, che lavora tantissimo nell'alimentazione, nel biologico e ha preparato per le ragazze più piccoline un piccolo kit per l'alimentazione. All'interno di questo kit ci sono molte di quelle risposte alle domande che spesso fanno i genitori. Cosa devo far mangiare mia figlia prima dell'allenamento, dopo l'allenamento? Ci sono proprio delle schede, ok? Non si sente? Sente. Ok? Qui ci sono tante risposte. Abbiamo anche in previsione, e vi faremo sapere il prima possibile, un incontro con una nutrizionista loro, per cui possiamo anche approfondire all'interno di un incontro specifico dove parleremo di tutti questi aspetti. Vi chiedo anche, visto che siamo qui, il prima possibile, se volete rimanere aggiornati su questi eventi, di cliccare mi piace sulla pagina Pallavolo Bononia, dove pubblicheremo tutti questi eventi, perché voi sapete che 5 società, mentre facciamo il passaparola, è già finito l'evento. Per cui cliccate il prima possibile su Pallavolo Bononia, mettete mi piace, dove pubblicheremo le varie cose. Tutto qui, ok? Approfitto quindi, ragazzi, andando via, passate a prendere il prodotto. Ricordatevi di andare a cliccare mi piace, così dopo le domande si abbreviano. La prossima squadra che andiamo a chiamare in ordine, Under 13, Poca Masi Bononia di Deborah Mazzoli. Cara Deborah, già fare, diciamo, allenare delle ragazze così giovani è una fase molto importante. Cos'è che ti piace di più di questo gruppo? Ma quale devo tenere? Tutte e due. Ho vinto due microfoni, ok. Non sapete a cosa andate incontro. Allora, no, questo è un gruppo che nasce quest'anno e è da un mesetto che lavoriamo insieme e le aspettative direi che sono abbastanza alte. Il lavoro in palestra da fare è tanto e vediamo quello che riusciamo a ottenere. Certo è il più possibile, giusto? I ragazzi dell'Under 12 e l'Under 13 di Pierpaolo Veglia del Triunvirato Bononia. Allora, intanto il mister è... No, parli tu. Il mister è uno nuovo, diciamo, da queste parti. Com'è stata l'ambientazione? Allora, dal mio accento si capisce che sono della Val d'Aosta, quindi state tranquilli.
No, no. Allora, no, no, questo. Buonasera a tutti. Allora, no, no, l'ambientazione è stata giusta, è stata buona, ottima. Ah, che devo dire? No, l'ambientazione, l'ambientazione. L'ho detto. Ottima, ambientazione migliore non potevo trovare. Ma le ragazze si impegnano? Sì, sì, assolutamente sì. Ogni volta che vengono si impegnano. Quando vengono. Benissimo, quando vengono lasciamo andare perché sicuramente la parte lo rivedremo con altre squadre, la parte un po' imbarazzante in effetti stare qua a parlare. Queste ragazze le vedo molto bene. Let's play c'è, quindi la porta è stata fatta, potete andare. Vania Dauria con YZ Bononia under 13. Foca Masi Bononia under 14. Debora ha già parlato prima, direi che facciamo parlare di Risenti che è sempre lei. Dov'è? Vieni qua, qua. Abbiamo anche, diciamo che i dirigenti, i nonni, quelli che girano attorno alle squadre sono una componente molto importante. Lui in questo caso non è nonno, ma nonno ce ne sono degli altri. Mario, qua dicono che senza di te non si va avanti, non si va avanti. No, è un gruppo bellissimo di ragazze che è un po' di anni che lavora insieme in questa conformazione con la Deborah, con Debbie, e dall'anno scorso che lavorano insieme. L'anno scorso sono andati abbastanza benino, sono arrivate seconde a livello regionale, hanno vinto anche il torneo dello Young Volley Under 13, però insomma sono partite con un piede che vogliono provare a migliorare un po', e quindi diciamo che stanno lavorando molto bene. Sono dette le bimbe terribili. Bene, bene, bene. Mario è stato bello esplicito, ha detto bene le bimbe terribili, le lasciamo andare. E vi ricordo che sono tutte brave a giocare, quasi tutte, tutte diciamo, però sono brave anche a scuola, sono brave coi genitori, non rispondono mai nessuna, non ho mai sentito una rispondere di tutta l'età, che questo è importante perché l'aggregazione di queste squadre serve anche a dare questi ottimi risultati. Grazie Mario, bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Under 14, Masi Bononia, Luca Cupellini. Qui parliamo sempre bene, stasera è giusto anche così. Vorresti sgridare qualcuno? No, no, non vorrei, non voglio sgridare nessuno perché stiamo lavorando bene, stiamo crescendo tanto, c'è ancora tantissimo lavoro da fare, però lo stiamo facendo pianino pianino, un pezzettino alla volta, ci arriviamo. Un pezzettino alla volta ci arriviamo. Ringrazio Luca Cupellini e le ragazze che hanno preso il Let's Play. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? No. Intanto proseguiamo under 14, con Masi, Camilla Vergan. Con la Wisp Masi under 14, Camilla Verganti. Eccole, Camilla Verganti e le sue under 14. Tu Camilla, cioè io mi sembri una ragazzina, fai il mister? Sì, 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 già da un po' di anni. E è un gruppo nuovo per me quest'anno, ma l'ho trovato molto unito e molto volenteroso di imparare e crescere tutte quante insieme, quindi spero di ottenere buoni risultati. Benissimo, brava, hai parlato anche bene, nonostante che sembri una giocatrice. Quanti anni hai? 26. Ah, però 26, te ne davo meno, va bene. Allora intanto chiamo Marco Damiano e Marco Gemma. YZ Bononia, i maschietti dell'Under 14, dove sono? Oh, un po' di maschietti finalmente, oh, tutte ste femmine, bravi. Intanto vedo che hanno già il logo Bononia loro, vedo. Fammi vedere. Ah, avete già il logo Bononia. È sempre bello vedere le due torri di San Petronio, sa chi è? San Petronio, le due torri, bene. Allora, caro Marco, questi maschietti in mezzo a tutte queste donne li vedo un po' quasi preoccupati, ma in realtà invece sono dei leoni. Sì, è un gruppo nuovo che ha voglia di mettersi in gioco, si sta formando, ha voglia di giocare e ha tanta voglia di divertirsi. Tanta voglia di divertirsi, e poi secondo me non ce la passano male nelle feste, nei ritrovi, perché comunque è importante anche. No, sto scherzando, eh. Assolutamente no, no, no. E comunque hanno tanta voglia di giocare. Comunque, cioè, vedere dei maschi che non giocano a calcio è quasi impossibile. Effettivamente sì, infatti, perché hanno voglia di giocare a pallavolo. Benissimo, bene. Io tifo per loro, quindi un applauso lo vorrei un po' sostenuto per questi ragazzi.
che saranno i portacolori, poi c'hanno anche i colori un po' rossi, un po' blu, bello, bello, si vede la nostra città. Torniamo con le ragazze, andiamo a sentire le ragazze di Massimo Menotti dell'Under 16, Masi Bonogna. Un applauso, che sono lì che premono da un po'. Caro mister, ti tocca dire qualcosa anche a te, ormai ho toccato a tutti, non so se forse abbiamo già detto anche tutto, eh. Cosa si può aggiungere a un gruppo di ragazze o a uno sport del genere anche? È un bel gruppo che ho preso quest'anno, ho cominciato a lavorare con loro, questo è il classico esempio del gruppo di un team di più società, perché alcune vengono dal MASE, alcune dallo Zola, alcune dall'YZ. Stanno lavorando veramente bene, si sono affiatate ed è un bel gruppo. Atletico Bonogna, Laura Maini, Under 16. Devi lasciare una dichiarazione, importa, occhio a quello che dici. Come sono queste ragazze? Ah, direi molto cariche e molto matte, però ci divertiamo molto e anch'io faccio un in bocca al lupo a tutti. Ci manca qualcuno stasera, però più o meno ci siamo tutte, dai. Wisp Masi, Under 16 di Francesco Ungaro. C'è un segreto particolare per gestire un gruppo di ragazze così? Diamo a mangiare a tutte quante. Tutte le sere? Tutte le sere, mai il digiuno. Mai a digiuno, ecco. Bene, le ragazze... Gli diamo anche le braciole baresi pure. Allora, il mister viene su tutti i mesi con un carico di braciole da Bari e dice che funzionano. Funzionano, bene. Un applauso, ciao ragazze, buon proseguimento. Allora, intanto un'altra bella Under 16 maschile dell'XZ, Bonogna. Allora, intanto Enrica, sì? Che emozione è allenare dei maschi? Beh, in realtà io ho iniziato con i maschi, ho sempre voluto allenare maschi. È diverso, ma è più divertente secondo me. Ma loro ti ascoltano o fanno i furbi? Beh certo, hanno talmente tante donne nella loro vita che sono costretti ad ascoltarti, tra mamma, nonna, zia, è inevitabile. Ha detto una cosa bella, importante, un applauso al mister perché ne è uscita bene, ne è uscita, ma d'altronde abituata in mezzo a questi burberi qua. Bravi ragazzi, vi hanno già consegnato il Let's Play, per imparare a mangiare nel modo migliore potete andare. Con le ragazze dell'Atletico Bonogna Under 18, Marzi e Solimani. Facciamo parlare Luca che ormai conosce praticamente quelle 37-38 squadre. Quante sono? Ma molte le conosco, le ho già viste. Possiamo giocare a calcio. La Biagi, l'Irene. Quante sono? Questo quando un gruppo conta, l'allenatore conta, vedete quanti sono. Caro Luca, allora, quest'anno ti vedo apparecchiato bene, come si dice in gergo. Benissimo. Cosa possiamo aggiungere? Ah, per fortuna che siamo in due, perché ne abbiamo 16 quest'anno, possiamo giocare a calcio se vogliamo. Però dai, siamo sulla strada giusta, le ragazze stanno cominciando a conoscersi, vengono da due gruppi diversi, però adesso pian pianino cominceremo a strutturare il gioco, abbiamo fatto anche il primo punto in campionato, quindi ben speriamo. Primo punto in campionato è importante per il morale. Basta che non sia l'unico. No, vabbè. Comunque Luca le ha allenate tutte, le conosce tutte, quindi si meritano tanti applausi questi ragazzi che sono giovani. L'Under 18 di Dario detto Gatto. Dario detto Gatto, vieni con le ragazze dell'Under 18. Ma mister Dario, perché detto Gatto? No, più che altro perché il mio vero nome è Agatino, quindi alla fine è diventato Gatto. Poi Dario è il nome con cui mi conoscono all'esterno, quindi... Ma un segreto che puoi dare in aggiunta questa sera delle tue, perché mi hanno detto che tu sei quello che ha più segreti nascosti alle ragazze per farle crescere, una parola in più, quale possiamo dare? Sono tutte qua che ascoltano? Nessuno, io non pensavo di avere dei segreti. Sta in mano anche Dario, vabbè, ho già capito, qui stasera... Qui stanno tutti in mano, scaramantici, nessuno si vuole sbottonare. Andiamo avanti, intanto salutiamo le ragazze con un applauso importante perché anche loro sono in quella fase. Un'altra bella squadra di maschietti dell'Under 18 di Michele Bacchi, YZ Bonogna, Under 18.
Allora, i ragazzi adesso fanno una cosa che in realtà la fate tutte voi di solito. Nessuno però ha avuto ancora il coraggio di farlo, bisogna farlo qua. Capitano, allora il capitano. Chi è il capitano? Dov'è il capitano? Neanche il capitano. C'è il capitano. Va bene, Alessandro, allora mettili in mo' tutti come vi ho detto io. Pronti? Fate conto che sta per iniziare la partita, dai. Tanto la foto l'avete fatta, su, su. Dai ragazzi, in cerchio, dai. Quello che fate prima della partita, dai, dai, dai. Vai. Pronti? 3, 2, 1. Prima divisione maschile, YZ, Bologna, Antonio May, avanti. Mi piace vincere perché siamo una squadra cazzuta. Ecco, vedi, anche questa potrebbe essere una cosa interessante. Bravo, bravo capitano. L'importante è che lo dici anche ai tuoi componenti della squadra prima di iniziare. Bravi ragazzi, dai. Allora, un attimo d'attenzione. Qui con me c'è Simone Madiai, che è uno sponsor molto importante, l'azienda sua, la EMD112. Io adesso non voglio parlare tanto, ma me lo voglio fare dire da lui di cosa si tratta, caro Simone. Ok, grazie, sarò telegrafico perché è una serata stupenda, avete altre cose più importanti. Comunque un defibrillatore è una cosa molto importante altrettanto, e salva le vite, come sapete, molto semplice da usare, semplicissimo. E noi siamo distributori nazionali di questa marca, il prodotto si chiama Samaritan, anche la parola stessa aiuta a capire che cosa fa. Vi do solo due numeri per cercare di coinvolgervi un attimo. Ci sono 3.000 persone che muoiono all'anno di incidenti stradali, è una strage, nessuno minimizza, sono cose molto gravi. Però per darvi un numero di riferimento, negli attacchi cardiaci sono 60.000 i decessi all'anno, sono una persona praticamente ogni, cioè sono 200 persone al giorno circa, diciamo, contro i 10 di incidenti stradali, per capire. Con gli incidenti stradali riceviamo molto input, vediamo di mettere le cinture, di guidare se siamo stanchi, di fermarci, eccetera. Sugli attacchi cardiaci non c'è ancora molto, però sono una cosa piuttosto grave, perché 60.000 decessi annui, capite bene, sono tantissimi, una persona ogni 1.000 abitanti. Tutto qua, il defibrillatore è molto semplice, però adesso non abbiamo il tempo per farvi vedere la semplicità. Grazie comunque a voi della iniziativa. Siamo arrivati all'under 18 della Trunvinato Bologna, Pierpaolo Veglia. Bene, meglio tardi che mai, arrivate, grande, al pelo, eh. Allora, siamo pronti col capitano. Dove andate? Fermali. Siamo pronti col capitano. Allora, tu sei una responsabilità essere capitano di queste squadre, perché? Perché questa squadra è abbastanza, diciamo, monella, ecco. 1, 2, 3 stelline? Certo, sì. Seguite la pagina su Instagram, 1, 2, 3 stelline, mi raccomando. Vai, ragazzi. Sei pronte? 1, 2, 3, bella! E vai, seguite la pagina Instagram prima divisione Atletico Bologna, i ragazzi di Jonathan, avanti. Prima divisione, i ragazzi, che poi l'allenatore Alessandro Righi, che non c'è questa sera ma viene, Jonathan, avanti, avanti. Questa sera in esclusiva, solo per voi, solo per il gruppo Pallavolo Bologna, vi presentiamo il giocatore forse più giovane di tutto il gruppo, quella che è già stata opzionata sia come cartellino e anche come diritti pubblicitari. Eccola, il giocatore Pizzone, guardate che spettacolo, un applauso. Come si chiama? Come si chiama? Ecco Gaia, Gaia, no, guardate, guardate, già opzionata. E lì che dice, oh, ma che cavolo volete da me qua? Lasciatemi in pace, guarda se è bella Gaia. Ecco, questa forse è la cosa più bella della serata, mister, perché dire che l'ultima partita dell'anno scorso lei ha giocato, siamo andati in campo in 7. L'ultima partita dell'anno scorso hanno rischiato la squalifica perché in campo erano in 7, lei ha giocato con lei dentro, l'arbitro non se n'è accorto, quindi un applauso ancora, salutiamo Gaia, che forse ha bisogno di andare a letto un'altra volta, mangia e dorme e fa delle altre cose, vabbè. Va bene, proseguiamo. Ciao Jonathan, grazie. Puoi accompagnare le ragazze?
Allora, siamo arrivati alla Serie C del mister Marcello Tedino. Oh, un applauso. Ecco le ragazze della Serie C. Gabriele Boschi anche, e Beppe, dov'è Beppe? Eccoli qua. Questa è la serie, il gruppo della Serie C che il mister Marcello Tedino. Ok. Quindi ti tocca anche la conclusione adesso, in qualità di mister. Diciamo che chi gioca bene, chi si comporta bene, ha la possibilità comunque di entrare, chissà, un domani, una qualche panchina, una presenza. La filiera per tutte le giovani, per tutte le giovani giocatrici, si conclude in questo caso nelle serie maggiori. Questa è la Serie C di mister Marcello Tedino, alla quale io adesso do il microfono per chiudere la chiosa finale, mister. Allora, avete visto la quantità di squadre che abbiamo presentato e poi ci manca tutto il mini volley. Questo è il percorso che noi vorremmo ci fosse in tutto il gruppo e in tutte le società. Avete visto poco, ma per un attimo anche la Serie C Masi. Queste sono le due squadre, la Serie C Triunvirato Bologna e Masi Bologna, sono le due squadre di punta che quest'anno giocheranno anche un derby. Ahimè, mi toccherà giocare contro il mio maestro, per cui dovrò impegnarmi molto. Quindi questo è il futuro che vorremmo mantenere. Spero che tutte, magari non saranno tutte, ma molte di queste atlete qua presenti oggi possono in un qualche modo ritrovarsi in questa squadra un domani. Grazie ragazze. Oh, qui c'è una rappresentanza di tutta Italia, perché veramente abbiamo raccolto studentesse, persone veramente che sono qui per esperienza in tutta Italia. Due parole la volevo far dire al capitano, poi parla qua, vai. Questa è la mia squadra. Che cosa? No, l'urlo ancora, siamo in fase di... non l'abbiamo ancora. Comunque questa è la mia squadra, speriamo di fare bene e forza. Bene, forza le ragazze, che adesso cosa dovete fare? No? Non dovete fare niente? Ci devono pensare, va bene, va bene. Le congediamo così. Vi ricordo che adesso la messa è finita, potete andare in pace, no scherzo. C'è l'aperitivo di là, nella sala di là, quindi adesso ci si sposta da qua, con calma, aspetta, con calma, che sennò c'è l'assedio. Un applauso a tutti quanti, alla società, ai dirigenti, agli accompagnatori, ai genitori e tutti quanti, che grazie a tutti può esistere il gruppo Pallavolo Bologna e tutte le squadre che ci navigano dentro. Grazie a tutti per la serata e buon proseguimento, in bocca al lupo a tutti, ciao! Giuseppe Marani tutto griffato, come potete vedere, perché qui è importante anche la griff. Quanti anni sono che segui le ragazze alla pallavolo, i ragazzi? Sono 33 anni da allenatore. E cosa c'è di bello nella pallavolo, oltre all'aggregazione, che sarebbe scontato dirlo? Ma piace come sport, cioè non è come il calcio, non c'è mai risultato scontato. Non cioè, c'è mai contrasto fisico, non c'è risultato scontato, insomma. Tutti possono vincere da tutti, tutti possono perdere da tutti. Esatto, e poi si sta al coperto. Si sta al coperto, ecco, non ci non si fa male. Esatto, non ci si infanga e via. Benissimo, io mister ti lascio, è stato un piacere. Grazie a voi. Buona serata. Altrettanto, grazie a voi. Luca Solimani, del gruppo anche lui Pallavolo Bologna, come vedete alle nostre spalle, in realtà lui sono tantissimi anni che praticamente le allenate tutte queste ragazze. Che emozione è anche quest'anno ricominciare? È un'emozione fantastica, è sempre una grande occasione ed è un bellissimo lavoro lavorare con i giovani, appunto. Poi per me è un'emozione particolare, perché arrivando qua mi hanno salutato già atleti di tutte le età, dai più piccolini ai più grandi, quindi ho visto
Ho visto lo sviluppo che hanno fatto, è stato fantastico, tutti quanti vengono a salutare, abbracciano. Sì, tu sei giovanissimo e hai praticamente, ci sono delle ragazze qua che non dico potrebbero essere tue figlie, ma le hai viste da quando avevano 10 anni. Delle sorelline potrebbero essere. Sono più o meno già adulte, quindi la cosa è anche, diciamo, emozionante. È emozionante, tantissimo. Poi vedere crescere il giovanile penso che sia una delle cose più belle che un allenatore possa avere, piuttosto che lavorare con l'atleta adulto, che già è molto bello, però il giovane, vedere crescere, ti dà un'emozione incredibile, davvero. Benissimo, io ti ringrazio. Luca, grazie. Quest'anno che squadra alleni? Quest'anno alleno la seconda divisione under 18 dell'Atletico, il gruppo Pallavolo Bologna. Basta, solo una? Solo una, no, perché devo fare l'osteopata nel tempo libero. Benissimo, ciao Luca, ci grazie vediamo, ciao. Roberta Licalzi viene dal calcio, io stasera l'ho vista qua dentro. Robby, cosa ci fai in mezzo alla pallavolo? Ma ho conosciuto questo ambiente bellissimo, pieno di valori dello sport, quelli giusti che mi piacciono. Ogni tanto do una mano a questa società e conoscere uno sport diverso da quello che ho praticato per ben 28 anni è sicuramente un valore aggiunto per migliorarsi sempre e accrescersi anche alla mia veneranda età di 37 anni. Però il calcio si gioca in tutte le condizioni climatiche, all'aperto e c'è lo scontro fisico. La pallavolo si gioca al chiuso e non c'è lo scontro fisico, ma è bellissimo uguale. Cos'è che le accomuna, se c'è? Le accomuna il fatto di essere due sport di squadra e il fatto è sicuramente la passione per lo sport. Lo sport è un momento di aggregazione, di condivisione, e che contiene in sé tutti quei valori positivi che nella vita delle atlete e degli atleti, soprattutto fin da bambini e poi da giovani, sono appunto questo più, un valore aggiunto, è un plus, come li chiamano adesso, esatto, che poi ti porti dietro in tutti i contesti della vita lavorativa, professionale, esatto. Da sempre. Questo è un bel messaggio che speriamo possa arrivare a tutte le ragazze, ragazzine e ragazzini che ascoltano. Cosa vuol dire praticare dello sport da quando si è nati per tutta la vita? Grazie, esatto. Roberta, di questo messaggio. Grazie a voi, avanti così. Andiamo avanti così. Ciao. La cosa bella della pallavolo, per chi sta guardando le immagini, è quello che potete vedere. Io vi presento la mamma. Giulia, ciao. Ciao Giulia, mamma di Gaia, cioè, poi c'è anche la zia, ciao zia. Esatto, ciao a tutti. Allora, voglio dire una cosa, tu hai giocato, hai fatto un po' una scorrettezza. Ho saputo che hai giocato con lei nascosta nella pancia. Non lo sapeva nessuno, quindi... Neanche te o te lo sapevi? No, io lo sapevo. Eravate uno in più in campo. Ho fatto questa pazzia, sì. Ma vedi che, voglio dire, questa è un'immagine bellissima di questo sport che si può conciliare anche, cioè una diventa mamma e può continuare a giocare. Sì, infatti io ho già ripreso ad allenarmi. Tutto uguale, come se niente fosse. No, è un po' più pesante a livello fisico, però... Ho la voglia di prendere la borsa e andare. Cioè, alla grande. Quindi, cari ragazzi e ragazze giovani, non si molla mai. Mai. Brava, complimenti. Io saluterei anche Gaia. Ciao Gaia. Ti ha detto ciao e noi andiamo avanti, perché sennò qua... Fino adesso dirigenti, allenatori, presidenti, ma secondo voi non vi facevo sentire un po' il parere di chi gioca a questo sport? Intanto andiamo a presentare subito. Ciao, tu sei? Cecilia e poi? Arrigo. Giochi? Gioco al Triumvirato e sono una banda, un attaccante laterale. Che squadra è la tua categoria? È una prima divisione. Prima divisione, che è già un livello abbastanza impegnativo. Sì, è abbastanza impegnativo. Sì. La cosa più bella di questo sport? La cosa più bella di questo sport è il gioco di squadra. E il team, la collaborazione, la passione e il fair play. Benissimo, intanto ti lascio andare, che so che devi fare allenamento. Grazie. Voglio sentire un po' queste due ragazze che sono qua di fianco. Intanto vi vado a presentare Sara, ciao Sara. Ciao. E poi Sara? Sara Piana, tu giochi anche tu in prima divisione? Sì, in prima divisione gioco con la Cecilia. Ruolo? Palleggiatore, che vuol dire? Per chi non lo sa. Palleggiare. Cioè, palleggiare vuol dire che tu dai la palla, sei come il regista nel calcio. Sì. La cosa che ti piace di più, diciamo, di quando vai a fare allenamento a giocare, qual è? La squadra, perché è la cosa più importante. Poi? E poi dopo, fare gli allenamenti, ti distrai, fai... Bene, la Sara mi è piaciuta, è stata brava, adesso grazie. La congedo. Ciao Sara. E andiamo a sentire... E tu sei un centrale, per forza, l'altezza dice solo quello. L'altezza mezza bellezza, dicevano una volta. Chiara Gattoni, giochi nella Serie C con Marcello Tedino come allenatore, nel Triumvirato Atletico.
E diciamo che è uno sport molto impegnativo il tuo, perché il livello è alto. Beh sì, richiede un impegno maggiore come numero di allenamenti e presenza in palestra, però le ragazze quando c'è dell'agonismo poi sono molto appassionate, c'è grinta, c'è voglia di dare insomma il massimo. Già. Voglio sapere dove vorresti arrivare. Ah, qui, perché studio medicina, quindi ormai il mio futuro nella pallavolo si chiude. Ecco, vedi queste ragazze, che non è vero che si chiude, perché comunque lo studio è anche supportato dallo sport, che comunque ti scarica lo stress, la tensione. Assolutamente, è necessario, perché dopo tanto studio tutta la giornata hai bisogno la sera di far due tocchi col pallone. Benissimo, quindi per il momento non è tutto, le ragazze avete capito cosa hanno detto, noi andiamo, ci vediamo fra un po', ciao! Ciao! Massimo Bovi, poi la gente dice ah vado a giocare, vado a fare allenamento, ma se la palestra è chiusa? Ah, io la apro, controllo l'acqua, controllo il riscaldamento, metto le mattonelle attente che non scivolano, tutto questo. Quindi no Massimo Bovi, no party. Bella questa qui, eh? Andiamo, dai, andiamo. Ciao. Ciao. Ogni capitano che si rispetta, qui ne ho uno presente col numero 5, Chiara Scala, ogni capitano che si rispetta deve assolutamente dichiarare come ci si sente essere capitano di una squadra. Beh, è un ruolo abbastanza importante e si sente la responsabilità, soprattutto con un gruppo come il mio. E non mi sembrano neanche tanto normali. No, no, per niente. Quindi hai doppia responsabilità, certo, da gestire. Sì, sì. Sono abbastanza... Come agitate, dire? Molto... Agitate al punto giusto? Certo, sì, al punto giusto. Benissimo, voi fate campionato Under 18? Under 18 e prima divisione. Prima divisione, quindi è importante che le tieni tutta bada. Sono qua, mi sa che... Sì, anche con l'aiuto dell'allenatore, perché ovviamente... Parla già da capitano, perfetto, bene. Ringraziamo il capitano dell'Under 18. La prossima partita gioca, ha detto il mister. Bravo. Beh, meglio così. Ciao, ciao, ciao. Giovanna è una mamma, ma è anche una dirigente, è una componente del gruppo, cioè è come ci si sente, oltre che essere genitore e soffrire per la partita, dover organizzare e fare tutto? Ci si sente impegnata. Si sente impegnata, ma è poi l'anima di questa società. L'anima di questa società. Ci dovrebbero essere più genitori che aiutano. Ci dovrebbero essere più genitori. Sì, che aiutano. Quindi mandiamo questo messaggio, esatto. Cari genitori. Esatto. Abbiamo sempre bisogno, esatto. Esatto. Ciao Giovanna. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Un'altra componente di un'altra squadra di questo bellissimo gruppo Pallavolo Bologna, l'Anna Sofia Parazza. Ciao. Ciao a tutti, ciao Anna Sofia, tu sei il libero. Sono il libero della squadra. Cos'è il libero? Cosa fa il libero? Allora, il libero praticamente è l'unico ruolo che riceve soltanto e difende e non può attaccare né battere. In caso di difesa del palleggiatore può alzare in bagger. Quindi diciamo che è un ruolo molto importante, dove ci vuole dedizione e allenamento anche qua. Sì, esatto. Ti piace molto la pallavolo? Sì, fa ormai parte della mia vita e non smetterei mai di giocare. Oh, bello questo messaggio. Ti lascio andare, ciao Anna Sofia e continuiamo il nostro giro, dai, continuiamo. La stagione 2018-2019 è stata avviata questa sera ufficialmente. Il gruppo Pallavolo Bologna è tutto qua alle mie spalle. Per quest'anno noi abbiamo finito di presentarvi tutto quello che avete sentito, ora vi salutiamo, vi congediamo, bisogna andare tutti quanti ad allenarsi. Quindi per il momento, per quest'anno è tutto, noi vi salutiamo, ciao, ciao, ciao a tutti!